Dottoressa, ogni iniziativa è sempre importante per spiegare ai ragazzi come utilizzare i social in maniera corretta e cercando anche di intercettarne i rischi, quindi un uso consapevole. Ed è il motivo per il quale abbiamo cercato di rendere questa iniziativa gelese non soltanto dispiegata tra le maggiori questure d'Italia, perché il progetto Vita da Social, che è diretto e finalizzato a ampliare le conoscenze, le informazioni e l'educazione al corretto uso di internet, è un progetto nazionale. Essere riusciti a portarlo a Gela è per noi motivo di grande orgoglio, perché Gela è un luogo pieno di giovani. Quotidianamente il commissariato di pubblica sicurezza di Gela riceve decine e decine di denunce in relazione alla commissione di reati informatici, il cyberbullismo, lo stalking informatico online, i maltrattamenti dispiegati attraverso lo strumento informatico, perché è più facile purtroppo oggi delinquere schermandosi dietro un computer. Quindi abbiamo voluto dare un segnale di presenza della Polizia di Stato oggi e attraverso questo track, questo autoarticolato che è qui alle mie spalle, si stanno svolgendo delle lezioni multimediali attraverso la presenza di esperti della Polizia Postale e delle telecomunicazioni, che in qualche modo impartiranno ai ragazzi in maniera elementare le regole indispensabili e giuste per navigare senza incorrere negli ostacoli e nelle trappole della rete. Torna a Gela il nostro amico, l'agente Catarella, alias Angelo Russo, un grande amico di Gela, e torni per un'importantissima iniziativa, perché spesso l'arte è al servizio del sociale. Sì, spero di portare questo messaggio di persona personalmente come agente Catarella dall'affisco della realtà. Per questo bellissimo alle mie spalle, Vita dei Social, sì, cioè che mi hanno detto per la pedofilia, per il bullismo, ed è una cosa molto bella e unita. Il messaggio che può dare Catarella, nel senso bello da ridere, ai ragazzi di crederci, di volerci più bene, di lasciare perdere queste fantasie. La TV spegniamola, anche se dico no. Poi la cediamo la sera con Montalbano, però spegniamo e dialoghiamo, genitori, padre, figli, di volerci più bene. È un bellissimo messaggio quello che ci stai mandando, Angelo. Peraltro l'agente Catarella è molto bravo al computer, quindi come l'agente Catarella direbbe e suggerirebbe ai giovani di tenere spento un po' il computer e di invece chiacchierare un po' in famiglia, agente? Io dico una cosa di persona personalmente, questo fece biocche, facce borche, Non lo usiamo, lasciamolo perdere, dialoghiamo, scriviamo, anche se scriviamo non capiamo, non ha importanza, perché si dice la scuola obbligatoria, l'ignoranza è facoltativa, io l'ho presa tutta, perciò dialoghiamo e ridiamo insieme, il computer spegniamolo. E infine un saluto sempre dall'agente Catarella agli amici di Canale 10. Di Canale 10, e un saluto di persona personalmente a Canale 10, non sono 11, è 10, 10 come le dita della mano, e ci dobbiamo abbracciare e ci vogliamo bene. Catarella, Canale 10.